con il brano evangelico che ascoltiamo oggi ci avviciniamo alla conclusione del Vangelo di Matteo che avverrà sabato. In queste ultime tre tappe l'Evangelista vuole concludere con il tema della vigilanza. Questo tema, metterlo alla fine, è molto paradossale perché invece di chiudere tutta l'opera del Vangelo, tende invece ad aprirla per un nuovo inizio. Da un racconto che si è basato su ciò che Gesù ha fatto e i suoi prodigi, ora tutto questo è affidato a noi e sta proprio a ciascuno di noi saperlo concretizzare nella vita di ogni giorno. Anche noi siamo chiamati a scrivere e a continuare l'opera di Gesù e il suo stesso Vangelo. La vigilanza, allora, carissimi, è un compito che è soprattutto affidato principalmente a noi. Cioè siamo noi che nella nostra vita dobbiamo tenerci pronti e vivere nel futuro. Allora vigilare significa vivere in una dimensione che è quella escatologica. Non si compie nella nostra realtà, ma tutto ha un compimento nella vita eterna. Di questo dobbiamo essere vigilanti. In questo passo evangelico, allora, Gesù utilizza una metafora molto concreta, e cioè quella del padrone di casa. Il padrone che è chiamato a custodire la casa deve vigilare nel caso il ladro possa entrare. Anche noi siamo chiamati attraverso le nostre azioni quotidiane, quelle che compiamo ogni giorno, quelle semplici, siamo chiamati a vigilare. È solo attraverso le motivazioni interne, quelle del cuore, che possiamo sicuramente attivarci e tenerci pronti per accogliere la pienezza della vita eterna. Buona e santa giornata a tutti.